zona dello scavo quest'anno abbiamo ricominciato le attività cercando di indagare meglio quale dovesse essere la storia del diverticolo e soprattutto per capire in che relazione dovesse essere con l'Aurelia, che ancora ovviamente non siamo riusciti a trovare. Quello che abbiamo trovato in questo diverticolo quest'anno questi avvallamenti che diciamo occupano la parte centrale del diverticolo, che sono colmati da una serie di tante cose diverse, terra, laterizi, vari altri materiali che di volta in volta sono stati scaricati per colmare appunto gli avvallamenti della strada. Lo vediamo in questa parte qui, lo vediamo là dietro e lo vediamo anche nella parte nuova che abbiamo aperto quest'anno. Bene, direi fine appunto video. Che dici Valerie? Non la troviamo neanche quest'anno in Aurelia? Quest'anno di no. Certo, un po' di fortuna non basterebbe. Eh già, quest'anno anch'io ci credevo, però poi l'hai visto anche te. Verso est i basoli finiscono, verso ovest c'è l'Aurelia moderna e non possiamo scavarci. Tutte le nostre ipotesi su questo sito girano intorno all'Aurelia. Trovarla sarebbe fantastico. Ci permetterebbe di rimettere insieme la stazione di sosta con la sua strada. Già, ma sembra che non voglia farsi trovare per il momento. Per noi sarebbe esaltante riuscire ad individuarla. Del resto, penso che le nostre percezioni siano soltanto le ultime di una lunga serie. Antonina, eccoti qui. Hai rilasciato il lasciapassare al messo arrivato ieri sera? Sì, sì, caro Fulvio. Gliel'ho riconsegnato stamattina presto, se dovevo aspettare te. Io ho anche da fare durante la giornata. Fulvio, sei qui? Sì, Plotina, arrivo! Fulvio, è successo un guaio. Un carro che stava attraversando la nostra strada si è infossato proprio nel punto in cui mancano i basoli. C'è fango e non riusciamo a tirarlo fuori. Oh, grande Giove, ancora una volta. Chiama Melanzio e Persio e fatti aiutare da loro. Per quanto riguarda invece il viaggiatore, digli di venire qua. Ci penserò io a fargli preparare da mangiare. Ma sai chi è? Si chiama Valerio, viene da Roma. È un signore di tutto rispetto. Speriamo che non faccia troppe storie. Ave, signora. Ho fame. Avete qualcosa da mangiare? Spero che il vostro cibo non sia variato come la strada. Mi dispiace tantissimo per l'incidente che vi è capitato, signore. Stavamo giusto per riparare la strada. Basta. Quando... Ho fame, andiamo. Vi assicuro, stavamo davvero per riparare la strada. L'Aurelia, con i suoi viaggiatori che sostano qui di notte, sono la nostra fonte principale di sostentamento. Vi assicuro che il cibo che vi abbiamo preparato sarà di certo di vostro gusto. E ora seguitemi. Verso la Gallia. Non è epoca di viaggi questa, eppure io sono sempre in giro. Padrone, io l'avevo detto che era meglio non partire. L'ultima volta l'abbiamo scampata a Bella e io ho avuto sempre fame. La cosa che mi dà più fastidio è camminare su questi sentieri sulle colline. Potessimo ancora camminare sull'Aurelia, Satollus, per Giove. Magari, padrone, ma la stazione di sosta dove ci siamo fermati l'ultima volta oramai è solo un villaggio di capanne. E non c'era nemmeno nulla da mangiare. Non fermiamoci lì, padrone. Non fermiamoci lì. È vero, la stazione di sosta potremmo evitarla. E magari potremmo riprendere la strada più avanti per raggiungere più velocemente Pisa. Io ve lo sconsiglio. È meglio non passare sulle paludi vicino al Cornia, è pieno di brutti ceffi. Se proseguite su questo sentiero è meglio per voi. Non so chi sei, ma seguirò il tuo consiglio. Starò lontano dall'Aurelia. Chi sono non è importante, io cerco di vivere pascolando i miei animali e basta. Proprio ora sto andando a parlare con il preposito alla stazione di posta. Se volete potete seguirmi, quello è un posto sicuro. Ma lì preferiamo non fermarci, continueremo a camminare. Fate come volete, buon viaggio.
Ragazze! Hanno trovato dei basoli nel sondaggio 23. Chissà, forse sono quelli dell'Aurelia. Dai, venite a vedere! Antonina, cambiamo. Il punto in cui mancano i basoli, minchia, mi sono ingattata. Andiamo, cosa stiamo aspettando? No, non era questa. Fulvia, Fulvia, sei qui? Antonina, sono qui, arrivo. Ah, anche per questo. Salve, signor, stavo sull'Aurelia, ho incontrato un fosso. Vorrei qualcosa da mangiare, per favore, se non vi dispiace. Ma lei te da lì, coglioni, va. Cazzo, mi si sta smontando il vestito. Eri sulle colline. Non mi ricordo più. Ma la stazione di sotto. Non va bene. Di vivere pascolando i miei animali. Sto Dai. Non importa chi sono, cerco di sopravvivere pascolando. Forse sono quelli dell'Aurelia, venite a vedere! No, sei uscita proprio mentre stavi... Dovevo stare!